Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Cioffi. Domenica nella Basilica Vaticana Papa Francesco ha celebrato la messa in occasione della Giornata Mondiale dei Migranti e del Rifugiato. Il Pontefice ha invitato a non alzare barriere per difenderci, bensì ad accogliere, conoscere e riconoscere. Al tempo stesso il Santo Padre ha ricordato ai nuovi arrivati il dovere di rispettare le leggi nel paese in cui si vive. Un estratto dell'omelia di Papa Bergoglio. E così spesso rinunciamo all'incontro con l'altro e alziamo barriere per difenderci. Le comunità locali a volte hanno paura che i nuovi arrivati disturbino l'ordine costituito, rubino qualcosa di quanto si è faticosamente costruito. Anche i nuovi arrivati hanno delle paure, temono il confronto, il giudizio, la discriminazione, il fallimento. Ma queste paure sono legittime, fondate su dubbi pienamente comprensibili da un punto di vista umano. Avere dubbi e timori non è un peccato. Il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte, condizionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la generosità, alimentino l'odio e il rifiuto. A seguire nel tradizionale Angelus Domenicale, Papa Francesco ha sottolineato che in Gesù è possibile trovare speranza e slancio spirituale, alimentando in modo dinamico il proprio cammino di fede. Il Pontefice ha chiesto anche ai fedeli presenti di pregare per l'imminente viaggio apostolico in Cile e Perù, un passaggio delle parole del Santo Padre. La vita di fede consiste nel desiderio di stare col Signore, e dunque in una ricerca continua del luogo dove Egli abita. Questo significa che stiamo chiamati a superare una religiosità abitudinaria e scontata, ravvivando l'incontro con Gesù nella preghiera, nella meditazione della parola di Dio e nella frequenza ai sacramenti, per stare con Lui e portare frutto grazie a Lui, al suo aiuto, alla sua grazia. Papa Francesco è arrivato ieri sera intorno alle ore 20 locali a Santiago del Cile. Durante il volo il Pontefice ha incontrato brevemente i giornalisti presenti, ai quali ha consegnato un'immagine eloquente sulla guerra che ha voluto commentare. Vediamo. Poi Greg parlava di questo che vi ho dato, questa l'ho trovata per caso, è stata presa nel 45, io mi sono commosso quando ho visto questa, soltanto ho osato scrivere il frutto della guerra e ho pensato di farla ristampare e darla, perché un'immagine del genere commuove più. La prima giornata del Papa in Cile si è aperta questa mattina con l'incontro alle autorità, alla società civile e il corpo diplomatico nel Palacio de la Moneda. A seguire c'è stato spazio per la visita di cortesia al Presidente e la Santa Messa nel Parque O'Higgins. Nel pomeriggio Papa Francesco ha visitato brevemente il centro penitenziario femminino prima dell'incontro con sacerdoti, religiosi, consacrati e seminaristi nella cattedrale di Santiago. Poco dopo le 6 il Santo Padre ha incontrato i vescovi ed infine il meeting privato con i sacerdoti della Compagnia di Gesù. Prima di salutarvi vi ricordo che su Satellight potete vedere e seguire in esclusiva tutto il viaggio apostolico di Papa Francesco in Cile e Perù. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a giovedì.